Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Oggi che è il giorno 12 di settembre del 2022, noi stiamo qui per leggere la parola del nostro Signore, leggeremo il Vangelo di Giovanni e quest'oggi noi leggeremo il capitolo 7, quindi vieni con me a leggere la parola del Signore. Giovanni, Vangelo di Giovanni, il quarto Vangelo, capitolo 7, appunto dal versetto 1. Parola di Dio. Dopo queste cose, Gesù se ne andava per la Galilea, non volendo fare altrettanto in Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Or, la festa dei giudei, detta delle capanne, era vicina. Perciò i suoi fratelli gli dissero: «Parti di qua e va in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che tu fai. Poiché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai queste cose, manifestati al mondo». Poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. Gesù quindi disse loro: «Il mio tempo non è ancora venuto. Il vostro tempo, invece, è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa, io non salgo a questa festa, perché il mio tempo ancora non è compiuto». Dette queste cose rimase in Galilea, ma quando i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora vi salì anche lui. Non palesemente, ma come di nascosto. I giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano: «Dov'è quel tale?» Vi era tra la folla un gran mormorio riguardo a lui. Alcuni dicevano: «È un uomo per bene». Altri dicevano: «No, anzi, svia la gente». Nessuno però parlava di lui apertamente per paura dei giudei. Verso la metà della festa, Gesù salì al Tempio e si mise a insegnare. Perciò i giudei si meravigliavano e dicevano: «Come mai? Conosce così bene le Scritture senza aver fatto studi?» Gesù rispose loro: «La mia dottrina non è mia, ma è di colui che mi ha mandato. Se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che lo ha mandato è veritiero e non vi è ingiustizia in lui. Mosè non vi ha forse dato la legge? Eppure nessuno di voi mette in pratica la legge. Perché cercate di uccidermi?» La gente rispose: «Tu hai un demonio. Chi cerca di ucciderti?» Gesù rispose loro: «Un'opera sola ho fatto e tutti ve ne meravigliate. Mosè vi ha dato la circoncisione. Non che venga da Mosè, ma viene dai padri. E voi circoncidete l'uomo il giorno di sabato. Se un uomo riceve la circoncisione di sabato affinché la legge di Mosè non sia violata, vi adirate voi contro di me, perché il giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero. Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo la giustizia». Perciò alcuni di Gerusalemme dicevano: «Non è questi colui che cercano di uccidere? Eppure ecco, egli parla liberamente e non gli dicono nulla. Che i capi abbiano riconosciuto per davvero che egli è il Cristo, eppure costui sappiano di dove è, ma quando il Cristo verrà, nessuno saprà di dove egli sia». Gesù dunque, insegnando nel tempio, esclamò: «Voi certamente mi conoscete e sapete da dove sono. Però non sono venuto da me, ma colui che mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed è lui che mi ha mandato». Cercavano perciò di arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso, perché l'ora sua non era ancora venuta. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano: «Quando il Cristo sarà venuto, farà più segni miracolosi di quanti ne abbia fatto questi».
I farisei udirono la gente mormorare queste cose di lui e i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Perciò Gesù disse loro: Io sono ancora con voi per poco tempo, poi me ne vado a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire. Perciò i giudei dissero tra di loro: dove andrà dunque che noi non lo troveremo? Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci a insegnarci ai greci? Che significato queste sue parole? Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Una parte dunque della gente, udite queste parole, diceva: questi è davvero il profeta. Altri dicevano: questo è il Cristo. Altri invece dicevano: ma è forse dalla Galilea che viene Cristo? La Scrittura non dice forse che il Cristo viene dalla discendenza di Davide e da Betlemme, il villaggio dove stava Davide? Vi fu dunque dissenso tra la gente a causa sua. E alcuni di loro lo volevano arrestare, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie dunque tornarono dai capi dei saceroti e dai farisei, i quali dissero loro: perché? Perché non l'avete portato? Le guardie risposero: nessuno parlò mai come questo uomo. Perciò i farisei replicarono loro: siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questo popolino che non conosce la legge è maledetto. Nicodemo, uno di loro, quello che prima era andato da lui, disse: la nostra legge giudica forse un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto? Essi gli risposero: sei anche tu di Galilea? Esamina e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. E ognuno se ne andò a casa sua. Parola del nostro Signore. Quindi io ti invito a continuare a essere con me in questo tempo di parola di Dio, tutti i giorni da lunedì al venerdì, a mezzogiorno oppure dopo, quando vuoi e dove vuoi, quando noi saremo insieme sempre per leggere la parola. Io ti do un forte abbraccio, un santo bacio, ti aspetto domani per la lettura. Dio ti benedica nel nome di Gesù. Vuoi comprendere la Bibbia e i suoi insegnamenti e non sai da dove incominciare? Allora una bellissima proposta per te e per il tuo cammino cristiano. Frontline Theology è un curriculum che insegna i fondamenti della fede cristiana a coloro che desiderano sapere in cosa credono e perché credono. Frontline Theology è composto da 24 materie insegnate nel corso di 3 anni. Le lezioni sono ministrate una volta al mese, un sabato al mese, dalle 9 alle 15:30. Frontline Theology è distinto perché utilizza modi unici per l'apprendimento, come gesti e simboli che aiutano lo studente a memorizzare le domande e risposte relative a ciascuna materia. Il programma di Frontline Theology è sviluppato da Eagle Projects International, USA, che dal 2013 viene insegnato a persone di tutte le età, di tutti i livelli di istruzione, in 18 nazioni di lingue diverse. Il programma inoltre è formato dalle principali teologie sistematiche e confessioni di fede
inclusa la confessione di fede battista del 1689. Frontline Theology è progettato per coprire tutti gli argomenti trattati in un seminario o una scuola biblica. Alcuni dei soggetti che noi studiamo in Frontline Theology è comprendere la Bibbia, la Trinità, persona e l'opera di Cristo, lo Spirito Santo, la salvezza, la grande commissione, la Chiesa. Coloro che desiderano ricevere un certificato di conclusione alla fine dei 3 anni devono, numero 1, partecipare a ogni sezione, una volta al mese. Numero 2, superare un test scritto che copre tutto il materiale insegnato nei 3 anni. Infine, coloro che partecipano al programma riceveranno una solida base nella fede e saranno in grado di esprimere e di rispondere perché e in cosa credono. Allora che cosa aspetti? Iscriviti ancora oggi al Frontline Theology. Il più importante, tutto questo è gratis. Per ulteriori informazioni chiama 340-237-9339. Io ti aspetto, Frontline Theology.